Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in Vita da Stefi. Questo è il terzo episodio, mi sono persa il conto, non me lo ricordo, del decluttering dell'armadio. È il video in cui vi faccio vedere tutti i vestiti interi, perché vi ho già fatto vedere l'abbigliamento sportivo e da casa, insomma, e poi le parti sotto, quindi tutti i pantaloni e qualche gonna. Adesso vi faccio vedere i vestiti, con la premessa che questo non sarà probabilmente un grosso decluttering, nel senso che molti dei vestiti invernali che io non ho proprio messo quest'inverno hanno diritto a una seconda chance, perché questo è stato un inverno particolare, perché io sono stata fuori a lungo e poi sono tornata e sono rimasta chiusa in casa e quindi insomma il fatto che non li abbia messi questo inverno non significa che non li metterò più. Adesso partiamo subito con il video. Vi faccio una piccolissima premessa. Ho deciso di fare il video dei vestiti perché ho detto tanto sono pochi, ci metterò 10 minuti. Non sono pochi, sono io che li metto poco e me ne sono dimenticata. E questa è una gran brutta cosa. Quindi diciamo che di sicuro non devo comprare vestiti. In realtà non devo comprare niente, ma di sicuro non devo comprare vestiti. Fatta questa premessa, l'inquadratura è un po' strana, siete sull'asse da stiro che ho trasferito in camera da letto. Adesso vi faccio vedere che ho completamente svuotato questa parte superiore, la vedete? Ok, dell'anta dell'armadio dove c'è solo il tailleur nero, che è l'unico tailleur che possiedo, e questa pila di cose qui che sono le cose da aggiustare, trasformare, quindi da fare qualcosa con la macchina da cucire, che avevo messo qui nell'armadio. Il resto è tutto vuoto e qui dentro entreranno solo i vestiti. C'erano anche delle casacchine, delle cose che ho spostato da un'altra parte. Parto con l'unica cosa che non è un vestito. Arrivo, arrivo, ho tutto sul letto. Sono tutta asciugata, ho anche fatto il trattamento viso e il colore ai capelli, che avevo 12 centimetri di capelli bianchi, dovevo assolutamente farlo. Partiamo da questa, che non è un vestito. Purtroppo probabilmente l'inquadratura non renderà pieno perché vedete solo la parte di sopra di tutto. Questa non è un vestito, è una tuta col pantalone di jeans con la manichina così, molto molto carina, comprata da Cristina Gavioli in super saldo 2 anni fa. Mi piace tantissimo, ha solo un piccolo problema, praticamente si abbottona dietro con questi alamaretti. Vi assicuro che non è un'impresa facile andare, per esempio, al bagno quando uscite, andate in pizzeria e poi dite: ma sai che adesso vado un attimo al bagno? Ecco, lì l'attimo diventa un quarto d'ora per sbottonarla e riabbottonarla. Ma lasciamo stare. Allora, no, comunque la tengo, mi piace moltissimo. E è solo un po' scomoda, ma non fa niente. La appendo subito. Sono munita di bastone appendiabile perché sono troppo bassa per arrivarci e quindi metterò anche questa. Sto cercando di capire se posso abbassare un pochino l'inquadratura per allontanarmi e farvi vedere i vestiti. Non li vedrete lo stesso mai, va bene? Continuiamo. Vestitino di H&M, molto molto carino, è una fantasia con il bianco e il grigio, tutta come se fossero delle pennellate di colore, manica lunga, leggerino, c'ha una specie di elastico però più giù della vita, che poi finisce con la gonnellina. Non è particolarmente corto, ma neanche lungo. Questo vestito l'ho comprato da H&M a Parma e l'ho messo per la prima volta quando ho fatto il ruggito per comprare casetta, me lo ricordo ancora. Mi piace molto, non solo perché ho questi ricordi e quindi resta con me. Lo metto al centro perché vorrei dividerli in cose estive e invernali in ordine, quindi la tuta è estiva. Questo, per esempio, è invernale. Oddio, ok, è a terra adesso. Adesso è a terra, ma comunque è invernale, ve lo dico. Che brutte scene. Comunque, c'ho anche l'affanno perché fa un caldo boia, ma cerco di tenere la porta chiusa. Allora, questo è un vestitino a sacchetto, come si chiama? Perché non è un tubino, è bello ampio. Verde militare di Zwicky. Senza infamia e senza lode, semplice, di una specie di maglina tipo felpina.
Comunque è un vestitino da giorno tranquillissimo che io mi tengo e che metto. Questo vestito e un altro sono gli unici due vestiti che hanno un colore tale da poterci. Eccolo, è qui sotto l'altro, ve lo faccio vedere subito. Questo vestitino qui che ha questo. Ha come se fosse un vestito semplice di questo colore fango sotto perché. Il sopra, beige con questo disegnino sarebbe altrimenti completamente trasparente e ha la balza giù fatta non di maglina ma di un altro tessuto. Parliamo sempre di abiti al ginocchio, non sono minigonne. Questo e quello verde che avete visto sono gli unici due vestitini per i quali io continuo a tenere gli stivali marroni perché non ho altre cose che stiano bene con lo stivale marrone sotto, ma se non avessi più gli stivali marroni non saprei con cosa mettere quelli. Sono problemi seri. Ok, andiamo avanti. Ecco, questo è il mio primo decluttering, mi sa. Allora, questo è un vestitino China Original, di quelli che si mettono con la fascia qui, c'ha il laccetto, eccolo qua. Allora, si mette così e ci avrebbe il laccetto per annodarlo qui sul collo e poi è lungo. È un tessuto che non so spiegarvi, fa un effetto tipo jeans, ma in realtà è una maglina di jersey, di qualcosa di sintetico. Vi dico sinceramente, penso che questo sia un decluttering, però finito il video me lo provo un attimo. E vedo di decidere se penso di poterlo indossare. Mi dà anche molto fastidio il fatto di doverlo mettere col reggiseno senza bretelle, che in realtà mi dà solo fastidio. Ok, questo è tutt'altro cosa. Ve li faccio vedere uno per uno. Allora, questo è un tubino. Questo è un tubino in un tessuto bello sostenuto. Non so se sentite. Il rumore è un tessuto simile al tailleur nero che ho di camomilla. Questo è di una marca che si chiama Divina, che è un'azienda qui del Reggiano. È un tubino di quelli proprio fatti, tagliati, molto molto sagomato. Credo che al momento non mi entrerebbe neanche sul naso, però è un tubino classico che io tengo, ma che ravvivo un pochino con questo cardigan che infatti ci tenevo sopra. Rosso, rosso fuoco, perché sapete che non sono un'appassionata di nero e quindi mi piace dare un tocco di allegria, considerando anche che è un abito invernale ma a maniche corte, mi piace dare un tocco di brio con questo cardigan rosso che ha il fiocchetto qui che si annoda dietro e che io tengo aperto praticamente giusto per dare un tocco di colore. Guardate quanto è più allegro sulla mia faccina il rosso anziché il nero. Ecco, per cui c'è qualcuna di voi che in realtà indossa solo il nero e si vede bene solo col nero? Me lo dica, che io ce l'ho avuti periodi in cui mi piaceva tanto il nero, ma adesso proprio mi fa tristezza vedermi tutta vestita di nero. Va bene, allora. Come vedete non sto declatterando, però vi ripeto, alla fine del prossimo inverno io valuterò quello che non ho proprio messo andrà via. Questo, per esempio, è in pericolo. Questo è un vestitino di maglina di Zara Trafaluk, quindi la linea sportiva, manica a tre quarti, è leggermente ampio, come dire, fatto proprio a magliettina, a t-shirt lunga un po' svasata, fucsia, fucsia, e l'avevo preso in super saldo, non mi ricordo quando, ma parliamo di tanti anni fa, credo di averlo indossato due volte. Gli voglio dare una possibilità, ma se proprio non me lo vedo, io lo elimino perché se non mi immagino più col vestito fucsia, forse è arrivato il momento di eliminarlo. Mi dispiace averlo sfruttato poco. Invece ho sfruttato tantissimo, tantissimo. Credo di averlo messo per anni e anni come abito del Natale. Non mi chiedete perché, ma mi piaceva. Questo è un vestitino a manica corta con il collo alto di Cristina Gavioli, comprato. È una taglia 46, questo l'ho comprato secondo me 2011-2012, sì, forse saldi 2012 invernali. È un vestitino a tubino di un tessuto di maglina bello corposo che non segna,
Bellissimo, bellissimo questo, finché non si consuma proprio resterà con me, perché io lo adoro. L'unica cosa un po' scomoda degli abiti invernali a manica corta è che, cioè, a volte diventa un po' complicato indossarli perché, cioè, ci sono posti in cui si ha freddo, ma se uno ci va anche solo in una pizzeria a mangiare una pizza o cose del genere, non fa freddo col braccino di fuori, si può fare. A volte ho messo su quell'abito a maniche corte e anche su altri questo cardigan. Questo cardigan nero di Extra, che sinceramente è tutto nero, lungo lungo, con le tasche. Oddio, vi dico la verità, non è così brutto come pensavo. No, dai, stavo per dire che lo eliminavo, ma in realtà un cardigan così sopra il vestitino, questo viola, anzi, sapete che faccio? Lo metto proprio appoggiato sul vestitino viola, da mettere nel caso in cui ci voglia uscire in una serata particolarmente fredda, in cui temo che avrò veramente troppo freddo senza un cardigan sopra. Stavo per declatterarlo, ma non ne ho avuto il coraggio, anche perché poi comincio a dire: ah, però forse mi serve un abitino. Ecco, no, no. Allora, molto probabilmente, anzi sì, diciamo sicuramente, declatterò questo vestito. Questo è un vestito di H&M di maglina nero con dei righini bianchi ed è abbastanza aderente e c'ha da questo lato, vedete, ecco, così si vede tutta questa arricciatura. Tra il fatto che non mi piace il nero e il fatto che non mi piacciono le cose particolarmente aderenti, questo ci saluta. Ho deciso, basta, tanto non lo metto. Invece mi tengo, sperando di riuscire a metterlo, questo vestitino, che è un vestitino più da mezzi tempi. Questo è comprato al mercatino a Reggio, pagato credo 10 euro, se non addirittura 5, in una cesta con delle altre robe. È sempre quel tessuto che vi dicevo che sembra un effetto jeans. Ora non vedete niente, ma è blu, non è nero, ve lo giuro. È come se fosse un blu melangiato, effetto jeans. È un abitino dritto a, no, non è neanche un tubino, è un po' avvitato e poi si sfina. E c'ha questa fibbia qui davanti. Questo è un abito di mezzi tempi, diciamo tipo quello di H&M grigio che vi ho fatto vedere. Che tengo, anche se in questo momento probabilmente mi starebbe un po' troppo aderente, però sapete, io dimagrirò un giorno. Ma ce le avete anche voi le cose? No, questo non è una taglia in più, eh. Sono tutti più o meno della mia taglia, però c'è il modello un pochino più aderente che non metto volentieri e quello che invece metto molto volentieri. Mi tengo come vestitino nero, nonostante vi dica che non amo il nero, questo vestitino di H&M semplicissimo, che è di maglina fino a questo punto e poi ha questa piega, e la gonna invece è di un tessuto tipo crepe. Questo è veramente un vestito passepartout, semplice, carino. Io ho un golfino, un giacchino abbottonato davanti, corto, di H&M, credo, verde Avion, che metto sopra questo proprio perché non mi piace mettere solo nero, mi piace un po' smorzare, ecco, le cose con qualcosa di colorato, e quindi metto anche questo. Aspettate che forse becco il giacchino a volo, eccolo, e ve lo faccio vedere. Ecco qua, lo metto con un giacchino di questo colore sopra per dargli un po' di colore. Però in realtà è carino anche il suo. Sono io che sono un po' fissata anti-nero ormai, c'ho questa roba che. Ok, anche questo è un vestito che resta assolutamente. Questo è praticamente l'unico, no, ce ne sono due. Questo è un vestitino elegante messo a vari matrimoni. Lo so che non si usa il nero ai matrimoni, ma io non sapevo proprio che mettere, mi sono messa questo. Ecco. È fatto tipo stile impero, quindi c'ha il taglio così sotto il seno, scollato a V, non so se si riesce a vedere. Ecco che qui ha una specie di drappeggio come se fosse un plissé qui sopra, e poi ha la gonna che sarebbe trasparente, ma c'ha la sottogonna che lo rende mettibile. Questo è un abito di Bonprix.
comprato anche questo secondo me nel 2012, è venuto con me a vari matrimoni, vi assicuro che fa la sua porca figura, nonostante io l'avessi pagato credo sui 40 euro e sono ben lieta di tenermelo perché capirete che non mi frega niente di comprarmi un altro vestito elegante che poi metto solo in grandi occasioni. Resta, ma devo capire quanto lo uso, questo abito che è molto bello. Però guardate in che condizioni è. Questo è un abito di Manila Grace, comprato all'outlet di Mantova parecchi anni fa. È un abitino che ha questo motivo qui con delle nervature, poi un taglio qui così con la cinturina e ha questo collo che è bellissimo, ma come potrete vedere, praticamente d'estate a stirare questo collo e a metterlo in forma, io perdo due vite ogni volta che lo faccio. È per questo che non amo questo vestito, però non ho il coraggio di eliminarlo solo perché sono pigrona e non c'ho voglia di stirarlo, ma è qui da tempo immemore che non l'ho stirato e non credo che lo stirerò neanche quest'anno. Ecco, come dire, no, dai, vediamo, vediamo. Questo è un vestito di Zara, è un vestito a righe verticali bianco e blu a chemisier con la manica molto molto scesa. Comprato in super super saldi, che mi sta bene, ma non mi piace come modello, soprattutto all'altezza manica, e questo finisce nelle cose da modificare, perché io voglio cambiare proprio il modello di questo vestito, cioè voglio scucire le maniche e chiudere un pochino qui sotto, perché se no sarebbe troppo largo qui il giro. Insomma, mi inventerò qualcosa, voglio trasformare questo vestito in qualcosa che metto più volentieri di come adesso, perché mi piace molto il tessuto, ma non mi piace più il modello. Invece, eccomi, ci sono, arrivo. Mi piace moltissimo il modello e il tessuto di quest'altro abito di Zara. Questo è un vestitino, aspettate che è storto sulla gruccia, vabbè. Comunque è un vestitino con l'elastico qui che può andare sia con la spalla un po' così che proprio a spalle scoperte, con la manicina, tutto bello fresco fresco così, e poi c'ha la sua cinturina, se invece di tenerlo a camicione si preferisce insomma dargli un segno alla vita, come io di solito faccio. Questo è un vestitino freschissimo, molto molto carino, che si maltratta anche poco, quindi è comodo. E questo è uno strano vestito, secondo me era sbagliata la taglia. Questo è un abito XS di Zara. Non so se era proprio fatto in una maniera gigante o se avevano sbagliato la taglia all'interno. Questo è stato un affarone di quelli, credo, 7,99 euro in super saldo a fine stagione da Zara. Me lo tengo, anzi, questo me lo porto anche volentieri in vacanza quest'estate. Quest'estate, insomma, ci siamo, eh. Ci siamo, poi se riesco ad avere il tempo e soprattutto a trovare l'inquadratura giusta per non annoiarvi, vi faccio il video della valigia. Anche perché questa sarà una valigia un po' rilassata, nel senso che non parto in aereo come al solito, ma in treno, e quindi riesco tranquillamente a portarmi qualcosina in più senza fissarmi sui pesi e robe varie. Ok, questo è un abito, come vedete, sobrio, molto, molto sobrio, di una fantasia sobria, perché sapete che io ho ogni tanto, ecco, queste scelte un po' discutibili, che però mi piacciono molto. Questo è un vestito lungo, lungo, lungo che c'ha anche una balza. È fatto così dietro, cioè c'ha queste cose così sulla schiena, l'elastico dietro, e davanti ha questa sorta di arricciatura che si può stringere o allargare, quindi creare una sfollatura più o meno profonda con questo laccetto. Questo l'ho comprato su una spiaggia della Sardegna alcuni anni fa da una ragazza che vendeva questi abiti molto particolari che diceva di disegnare e creare lei, cioè disegnare lei, ma poi se li faceva fare all'estero, insomma, per non pagare troppo la manodopera, però mi era piaciuto troppo la fantasia. Guardate che bello, sembra un po' gipsy con sta cosa addosso, però per una serata estiva a me piace un sacco e me lo tengo. Per cui, ecco, avrete capito che io sono una che veste abbastanza sobrio, tranne delle eccezioni in cui mi metto delle robe che uno dice: ma veramente c'hai il coraggio
di portare una cosa del genere? Sì, ce l'ho, l'ho messo più di una volta, l'ho messo anche a Reggio Emilia per un aperitivo. Ora, questo è l'altro vestito elegante, diciamo, messo per un altro matrimonio. Un colore che non mi sta benissimo, soprattutto senza un po' di abbronzatura. Però il modello è molto carino, è un abito lungo e io vorrei accorciarlo anche per creare una sorta di cintina con il pezzo che tolgo da giù e coprire questo elastico. Non mi fa impazzire esteticamente, non lo trovo molto fine. Ci vorrei mettere una fascettina sopra da annodare dietro, magari. E quindi anche questo che mi tengo, però voglio renderlo più corto. Questo è un abito proprio lungo fino ai piedi da indossare con i tacchi, quindi io voglio renderlo di una lunghezza tale da poterlo indossare anche con un sandaletto normale, senza doverlo mettere per forza per una cerimonia, perché essendo un abito colorato non è così impegnativo. Vi faccio vedere perché c'ho l'affanno, perché vedo i minuti che passano e voglio correre. Questi sono due vestiti di maglia pesantissimi di lana, di un negozio che si chiama Class, che non so se esista ancora, a Reggio Emilia non esiste più da una vita. Questi sono datati credo 2008-2009, appena arrivata a Reggio Emilia. Uno è fatto così grigio e l'altro è fatto così nero. Questi non li metto da tempo immemore, questo lo mettevo con una camicetta sotto che poi vi farò vedere. Quello nero vedrete poco, ma comunque sono due abiti di maglia. Questo ha questa specie di bottone dietro che lo rende un pochino più stretto nella zona della vita. Questi sono due vestiti pesantissimi che io non trovo mai, cioè nel senso, metterli in ambienti riscaldati è davvero difficile perché sono due vestiti di lana. Per cui gli do quest'altro inverno di tempo, ma se mi rendo conto che non riesco a metterli da nessuna parte, amen. Questi sono tre vestitini da mare, cioè un vestitino fatto a polo di Te Zenis bianco e rosso. Non li metto, li lascio fuori perché questi andranno sicuro in valigia, quindi è inutile che li rimetto adesso nell'armadio, me li metto da un'altra parte. Poi, vestitino di Zara, questo ha 15 anni, ma è fantastico, meraviglioso, di jeans. Molto molto semplice e easy. Questo di solito è il mio vestito della colazione in hotel. Non so, non mi chiedete perché, ma io per tradizione faccio colazione con questo vestito quando vado in vacanza. Ok. E poi questo, che c'ha sotto una cosa che adesso vi faccio vedere, anche se è una parte di sopra, ma vi avevo detto quando la trovo, ecco perché non lo trovavo, perché era sotto questo. Questo è un vestitino di quelli proprio da mare, trasparente. Questo va messo con sotto il costume perché è completamente trasparente. Molto molto fresco da mettere appunto con sotto il costume per andare in piscina, al mare, dove capita, ma io non vado al mare, ma comunque penso di portarmelo. Questo toppino che vi avevo detto è un capo molto particolare che non metto da tempo, ma che vorrei ancora mettere. Allora, oddio, non c'entra niente, questa è una parte di sopra, però guardate che cos'è. C'ha questa specie di collana di legno con tutto il pezzo così fatto che c'ha le spalle all'americana, e questo era comprato 20 anni fa a Napoli abbinato su questo pantalone celeste. Quando io avevo fatto il video del pantalone celeste vi avevo detto l'avevo preso a completo con un top che adesso non vedo. Ecco, non lo vedevo perché era sotto quel vestito, ma questo me lo tengo anche se... Per mettermi questi toppini dovrei fare un po' di esercizietti per le braccine. Va bene, chiudiamo qui il video. So che la luce non era un granché perché sono con la tapparella abbassata e la luce della lampadina qui accesa, quindi forse avrete visto delle ombre. Però questi sono i mezzi a mia disposizione. Vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi do appuntamento a domenica prossima, non so con cosa. Vabbè, comunque ci vediamo. Voi non vi preoccupate che io non smetto di fare video. E questa non è una minaccia. Ciao!